Buonasera Valerio Rossi Albertini. Professore, è un caso isolato o ce ne saranno altri? Non è normale questa situazione? Non è normale, come non sono normali nevicate a bassa quota, come non è stato normale il caldo anomalo di quest'estate. L'origine, l'abbiamo detta, la ripeto per la comprensione degli spettatori, è questa. Questa è la condizione del mondo nel suo stato primitivo, nel suo stato incontaminato. Il calore che arriva a terra può sfuggire verso lo spazio circostante. A causa invece delle emissioni in atmosfera, il mondo adesso è in questa condizione, sta soffocando e all'interno di una cappa nella quale il calore rimane imprigionato. Ed ecco che si giustificano tutti quanti questi eventi. Il ciclone mediterraneo, che è raro alle nostre latitudini, dà delle caratteristiche analoghe a quelli del Mar dei Caraibi, che sono mari statisticamente, storicamente, molto più caldi del nostro. E poi tutta quanta la sequenza degli altri fenomeni estremi che vedremo anche stasera. Valerio Rossi Albertini, fino a pochi giorni fa siccità, ora rischio inondazione, follie vere del meteo. Sì, ma sono due facce della stessa medaglia. A causa della grande siccità, del grande calore di quest'estate, c'è stata un'intensa evaporazione. Tutta quest'acqua che è andata in cielo adesso sta ricadendo precipitosamente a terra, quindi non c'è da meravigliarsi che ci sia questa concomitanza di fenomeni completamente contrastanti ma congiunti, nel senso che si succedono con un intervallo di tempo molto breve. Chiarissimo. Con il vento, col ciclone aumenta il rischio della caduta degli alberi nelle nostre città. Comacchio è stata la zona più colpita dal forte vento, che ha provocato la caduta di numerosi alberi, tra i quali quello secolare ripreso in queste immagini. Con questo clima imprevedibile, il freddo improvviso e i venti sempre più potenti, è anche emergenza alberi. Le cadute, soprattutto di quelli di grosse dimensioni, avvengono sempre più spesso. Lunedì scorso, nella notte, c'è stata la caduta di un grosso pino a Roma, ai Parioli, divelto dal forte vento e finito su un'auto posteggiata. Ma già a settembre, con le prime bufere, sempre a Roma si erano verificati molti crolli e il 23 ottobre scorso si era rischiata la tragedia. Un enorme pino, vittima dell'incuria, si è staccato da terra precipitando su un taxi. Stessa situazione anche a Bari e Milano, colpite da spaventose cadute di tronchi. Nelle città italiane spesso si denuncia il mancato monitoraggio dello stato di salute degli alberi ad alto fusto, sopra i 20 metri, i più a rischio cadute sotto le intemperie. Solo nella capitale ci sarebbero più di 80.000 piante instabili. Valerio Rossi Albertini, un tempo ci rifugiavamo sotto gli alberi, adesso sono un vero e proprio pericolo nelle città. Sì, dice bene, nelle città, perché gli alberi di città, disgraziatamente, sono alberi in sofferenza, sono alberi a disagio, perché non sono nel loro ambiente naturale. Molto spesso le radici sono compresse dall'asfalto, oppure non si lascia spazio intorno al fusto per farli respirare, si arriva addirittura a fare delle aiuole che lambiscono la circonferenza del tronco. Un albero in queste condizioni è un albero debole, è un albero malato. Se a questo aggiungiamo anche che di solito gli alberi sono in condizioni abbastanza isolate, non nel bosco laddove altri alberi possano ripararli, si capisce che possono essere facilmente vittima dei venti. Chiarissimo.